Benvenuti a casa Marianna. Oggi vogliamo fare vedere come fare la pasta fatta in casa con la ricetta della nonna, esattamente come lo facevano i nostri antenati, usando farina di grano duro, acqua e sale. Allora, incominciamo. Per due persone bastano due belle manate, ecco qui, di farina. Sarebbero circa 300 grammi, non di più. Facciamo un buco al centro, versiamo un po' di acqua, io la metto così, con la mano direttamente. Aggiungiamo un po' di sale, pochissimo. E incominciamo a mescolare con le mani, così come faceva la nonna. Vedete? Il tutto incomincia ad amalgamarsi, quindi raccogliamo intorno la farina. Ce n'è ancora, quindi facciamo un altro buchetto e andiamo a versare l'altra acqua, non molta, non serve molta acqua per fare l'impasto della pasta. Adesso incominciamo a lavorarla. Raccogliamo l'altra farina, ecco qui, e versiamoci l'altra acqua. Forse ne ho buttata un po' troppa, vediamo. No, è giusta. E continuiamo a impastare. Ecco, il tutto adesso incomincia ad amalgamarsi, quindi è bello denso, incomincia ad uscire proprio la sfoglia, per, insomma, l'impasto per fare la sfoglia poi. Qui raccogliamo tutto dalla tavola. Usate sempre una tavola di legno per lavorare l'impasto. E lavorate bene la pasta.
Se siete quattro persone in famiglia, allora vi consiglio quattro belle manate grosse di farina, circa 500 grammi. Lavorate la pasta, l'impasto, per circa 5 minuti, per bene, in modo che viene bello denso, nel senso bello compatto. E fate sempre così, a rotazione, destra, sinistra. E poi ritornatela indietro con, vedete, con le mani stesse. Ecco, l'impasto è pronto. Andiamo a tagliarlo tocchetti grossi e andiamo a lavorarlo con il mattarello. Allora, che cosa desideriamo fare oggi? Va bene, facciamo dei cavatelli, va bene? Quindi la pasta, cioè l'impasto, non deve essere molto fine e va bene così. Vedete? La sfoglia deve essere piuttosto doppia. Ecco. Per le tagliatelle oppure per gli spaghetti alla chitarra. Vedete? Va bene così. Dicevo, per le tagliatelle o gli spaghetti alla chitarra è necessario che siano, le sfoglie siano più fine. Raccogliete sempre tutta la farina. I nostri antenati non buttavano via nulla. A posto così. Adesso cospargete le sfoglie di farina in questo modo. Ecco. E andate a tagliarle con il coltello, un coltello ben affilato. In questo modo. Io non voglio i cavatelli molto fini, cioè molto piccoli. Le voglio a tre dita. Difatti, vede? Vedete? Bastano questi tipo così. Questi tocchetti, diciamo, tipo così. Non devono essere per forza tutti uguali. Non c'è bisogno.
i tocchetti sono pronti e adesso andiamo a fare i cavatelli. Vedete? Io uso le mie tre dita. Vedete? Questi sono i cavatelli. Un po' più larghi, a tipo pennette, diciamo. Poi magari le penne un altro giorno le faremo. Ed è una preparazione molto facile e veloce. Li mettiamo qui sull'altra tavola sotto in modo che si possono asciugare facilmente, perché devono avere almeno una mezz'oretta prima di riposo, prima di essere cucinati. I cavatelli sono ottimi con le rape, con le cime di rape, oppure con anche al sugo di pomodoro, un pomodoro semplice magari, oppure anche di carne. Si possono fare anche seccare. Un altro giorno poi faremo anche il metodo di essiccazione. La pasta fatta in casa ha bisogno di un tempo di cottura molto molto veloce, nel senso, quando la pentola bolle, l'acqua bolle, buttate la pasta e appena la pasta sale su, che vedete che galleggia, potete già spegnere il fuoco e condire a vostro piacimento. Avete visto come si fa? Praticamente dovete mettere le dita, questo è il quadratino, diciamo, le dita dovete porgerle così, quasi all'inizio, diciamo, all'inizio della sfogliata piccolina del cavatello.
ed ecco, abbiamo finito, allarghiamo in modo che si asciuga bene. E si asciugano tutti e lasciamoli riposare per circa mezz'ora prima di essere cotti. Ecco fatto. Alla prossima, ciao!